Buongiorno ragazzi e bentornati sul canale. Anche oggi parliamo di Figma e voglio andare a mostrarvi una cosa anche qui molto semplice, ovvero farvi vedere come creare una lista con delle semplici animazioncine. Andiamo a vedere appunto come crearla nel modo più veloce ma anche più smart in Figma. Questa lista poi può essere utilizzata appunto in un overlay o può essere utilizzata appunto in una sidebar, eccetera, eccetera, insomma. Quindi se siete interessati, come sempre, vi chiedo di iscrivervi al canale, di attivare la campanellina, di mettere un bel like e that's it, let's get started! Ed eccoci qua in Figma. Questo è il risultato con qualche bella animazioncina, come vedete appunto al mouse over. Andiamo a vedere subito come fare questa cosa in maniera molto semplice ma anche smart appunto in Figma. Come prima cosa andiamo a crearci i nostri due elementi principali, ok? Che sono l'icona e il testo. Allora, per quanto riguarda l'icona, io ho caricato già la libreria del Material Design Icon, quindi utilizzerò questa per appunto lo scopo del video e andiamo a prendere appunto una iconcina qualsiasi. La facciamo di 20 pixel per 20 pixel, magari ci mettiamo un bel frame attorno e andiamo a prendere appunto la nostra iconcina. Andiamo in zoom, eccoci qua. Allora, questa è la nostra iconcina. Assieme all'iconcina ci mettiamo il nostro testo e mettiamo appunto qualsiasi testo, lorem ipsum. Qua andate ovviamente a customizzarvi il testo come più vi aggrada. Selezioniamo i due elementi e mettiamo un auto layout. Andiamo a mettere la distanza tra i due di 8 pixel. Anzi, facciamo tutto 8 e basta. Facciamo così? Ok. E abbiamo il nostro elemento. Qua andiamo a mettere dei corner radius di per esempio 4 pixel e poi appunto capirete il perché. E andiamo a mettere il testo all'interno che mette il fill container e fill container in verticale e in orizzontale. Anzi, scusatemi, in verticale fa hug content perché in modo tale che se dovesse andare a capo l'elemento, l'item si ridimensiona in maniera automatica. Andiamo a creare il nostro componente che andiamo a rinominare come list molecule. Andiamo a creare una variante. La variante sarà quella per l'over. Come andiamo a fare appunto quell'effetto di mouse over tanto carino che abbiamo visto appunto in precedenza? La cosa in realtà è semplicissima. Sia nel default che nella variante 2 andiamo ad aggiungere un frame che sarà appunto del colore che più vi aggrada. Per esempio io metterò un blu molto chiaro, qualcosa di simile a questo, lo vado a mettere all'interno appunto di default. Andiamo ad aggiungere però che cosa? L'absolute position in modo tale che possa essere posizionato dove più ci aggrada e ovviamente a questo item andiamo a mettere clip content in modo tale che appunto il nostro frame, quindi il background, eccolo qua, chiamiamolo BG, non si veda. Copiamo lo stesso elemento all'interno della variante 2 e questa volta lo mettiamo all'interno del nostro bottone. Anche qui sia variante 1 che variante 2 devono avere il clip content. Il background ovviamente lo mettiamo in primo posto in modo tale che sia appunto posizionato dietro in questo caso. Cambiamo anche il colore sia del testo, mettiamo per esempio blu, eccolo qua, e anche questo lo mettiamo dello stesso blu. Quindi abbiamo questi due elementi, il primo appunto lo stato di default e lo stato over. Andiamo a cambiare tra l'altro il nome delle varianti, quindi hover lo lasciamo in default, la proprietà la chiamiamo state. Ora, quello che dobbiamo fare è andare a creare la prima animazioncina, giusto? Allora, prototipo interaction e mettiamo while hovering e mettiamo change to hover. Instant, ovviamente no, mettiamo anche qua smart animate.
e mettiamo un gentle con 360 millisecondi. Ora andiamo a creare un'istanza dell'elemento giusto per andare a capire se effettivamente tutto funziona correttamente, ok? Quindi se il mouse over funziona. Andiamo a fare un uno zoom, eccolo qua, vedete, sì, funziona, però c'è un problema. Infatti vedete che quando io faccio il mouse out il nostro background passa sopra. Questo perché appunto nel default abbiamo il background che sta in realtà al di sopra di tutti gli elementi, perché c'è una posizione absolute, quindi la mettiamo sotto e a questo punto dovrebbe funzionare tutto esattamente, vedete? Ora quello che dobbiamo fare è molto semplice, andiamo a creare un auto layout su questo, che andiamo a chiamare list, e andiamo a buttarci dentro, non so, 3, 4, 5, 6, 7 elementi. Andiamo in design, andiamo a metterci dei rounded corner, per esempio di 16 pixel. Andiamo a mettere la distanza, quindi il gap tra elementi, a 4. Ora andiamo a mettere qualche effettino, per esempio ovviamente una drop shadow. La drop shadow ovviamente non si vede se non mettiamo un background, quindi mi raccomando, metteteci il background. Eccolo qua, bianco. Drop shadow, mettiamo 24, qua mettiamo, sì, 4 va bene, qua mettiamo 16. Ora manca soltanto un piccolo stroke leggero leggero leggero, giusto per farlo risaltare un po' di più quando appunto siamo bianco su bianco, come in questo caso. Abbiamo il nostro appunto la nostra lista. Andiamo nuovamente a vedere come funziona, guardate che bellina. Vedo che però appunto i 16 sono un po' troppo e mettiamo 8. Ora, per essere sempre più smart, con il fatto che ora abbiamo la possibilità di estrarre le proprietà per ogni item della nostra lista, andiamo prima di tutto a creare un componente, poi andiamo a prendere tutti gli elementi all'interno e andiamo a fare il rename mela o command R e mettiamo semplicemente number, quindi avrò i miei elementi che sono rinominati per 1, 2, 3, 4, 5, in modo tale da poterli individuare in maniera più semplice. Diciamo rename. Ora l'ultima cosa da fare, in realtà molto semplice anche qua, è andare ad estrarre le properties per ogni elemento della nostra lista. Selezioniamo appunto il nostro nuovo componente lista e nel pannello qua properties andiamo ad aggiungere una nuova proprietà che viene dalle nested instances, in modo tale che noi stiamo estraendo appunto le proprietà dalle varie istanze. Quindi abbiamo, come vedete, 1, 2, 3, 4 e 5. Ora, se andiamo a fare una copia, giusto per farvi vedere, di questa istanza, ecco qua che abbiamo l'item 1, l'item 2, l'item 3, l'item 4, l'item 5. In questo caso possiamo solo cambiare lo stato, però se torniamo al nostro elemento principale, come già sappiamo, possiamo creare delle boolean, delle proprietà testo, e andiamo a farlo subito. Allora andiamo a selezionare le due icone e andiamo nella sezione layer, eccolo qua, e andiamo a creare una boolean property. Quindi mettiamo show icon e qua in questo caso è through. Stessa cosa per il testo. Il testo qua andiamo a creare quindi una text property, eccolo qua, in content andiamo a cliccare qua, label, possiamo chiamarla così, create property. Possiamo eventualmente mettere su queste due icone ancora un'altra cosa, che è quella dell'icon swap, e andiamo a mettere icon type come appunto nome di questa proprietà. Ora cosa succede? Che se noi torniamo alla nostra istanza finale, ecco qua che abbiamo tutte le nostre proprietà belle visibili. Quindi se per esempio appunto andiamo sull'item 1 della nostra lista, appunto abbiamo stato default e va bene, possiamo mostrare o meno appunto la nostra icona. Cambiamo il testo, per esempio qua mettiamo profile, e l'icona la cambiamo con, non so, people. E stessa cosa possiamo fare appunto con i settings.
abbiamo creato in quanto 3 minuti, 4 minuti una bellissima lista. Ovviamente questa lista appunto può essere per un overlay, come può essere per una sidebar, può essere utilizzata in qualsiasi modo, ok? Basta poi cambiarci, diciamo, lo shape attorno. Andiamo a vedere però come funziona in preview. Eccola qua, guardate che bellina. Ta 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 ta. E anche questo video è terminato, ve l'avevo detto che sarebbe stato super veloce. Come sempre vi chiedo di iscrivervi al canale, attivare la campanellina, di mettere un bel like e ci vediamo al prossimo video. Ciao!